oggi non andrò a fare una ricetta, ma andrò a testare questi gelati della Kinder. Uno è il gelato Kinder Bueno Ice Cream, mentre l'altro è il Kinder Ice Cream Stick. Premetto che da quando li ho visti, subito me ne sono innamorata, ho detto li devo avere assolutamente, e quindi li ho trovati. Considerando che ogni scatola l'ho pagata 5 euro, quindi qua ce ne sono 4 coni, mentre qui ce ne sono 10. Entrambi li ho pagati 5 euro, quindi 5 euro questo, 5 euro questo. Speriamo che sono davvero buoni come dicono, e non ci resta che provarli. Quindi per primo vado a provare il Kinder Bueno, questo qua, il conetto. Vado ad aprire la scatola. Si presenta così. Non è grande come quelli dell'Algida, però accantoniamo la dieta per oggi e vediamo il sapore. Allora, intanto si presenta in questa maniera: c'è uno strato di cioccolato e poi c'è della crema, che sarebbe la crema che di solito c'è dentro il Kinder Bueno. L'odore, buonissimo. Mamma mia. No, non potete capire. Buono. Allora, si sente la nocciola e la cremina, quella che è dentro il Kinder Bueno, uguale. Buonissimo. Lo metto un attimo da parte, vado a provare l'altro. Mentre il Kinder Ice Cream Stick, ricoperto con cioccolato al latte, apriamo la scatola. Questa è la confezione. Certo che la Kinder, diciamo che non ha l'esistenza delle misure, perché ha fatto un prodotto minuscolo, cioè guarda, proprio. L'odore non si sente. Il sapore però è buonissimo. Troppo buono. Allora, se devo scegliere tra il cono e questo qua, senza ombra di dubbio scelgo il cono.
perché si avvicina molto 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 al sapore del Kinder. Questo qua è buono, però no, non mi fa esaltare più di tanto. Questo qua lo cedo. Allora, io continuo a mangiarmi il mio conetto. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutte le ricette o i video che andrò a fare durante la settimana. Un bacione grande e al prossimo video!